Professore, oggi la presentazione degli smart glasses, questo prototipo che vede gli studenti del Galileo Ferraris con i loro colleghi lettoni e tedeschi. Oggi insomma l'incontro, parliamone. Eh sì, è stata una bellissima esperienza grazie alle opportunità che il progetto Erasmus Plus dà a tutte le scuole dell'Unione Europea, in particolare la Key Action 2 consente della stipula di partenariati strategici tra le scuole dell'Unione Europea. Nel nostro caso l'obiettivo è stato quello di simulare un'operazione di teleassistenza attraverso questi occhiali intelligenti, i cosiddetti smart glasses, che costituiscono delle periferiche per la visualizzazione della realtà aumentata e quindi il mix tra la realtà vera e quella che invece è costruita con le tecnologie digitali, con i media e con i potenti mezzi dell'information technology al servizio della teleassistenza, della medicina, dell'ingegneria e di tutti i settori della produzione. Ecco, in concreto questi occhiali cosa servono nell'uso quotidiano? Un suo studente qui ne sta provando un modello? Certamente, saranno sempre più integrati nel mondo del lavoro perché costituiscono anche una forma di passaggio delle competenze tra chi al termine della propria carriera professionale e chi invece si sta immettendo nella carriera professionale, perché è possibile guidare le nuove leve nell'esecuzione dei lavori specializzati anche all'interno delle fabbriche con il supporto di chi, pur avendo l'esperienza, è invece sta terminando la sua fase lavorativa e può quindi dare delle indicazioni attraverso la grafica multimediale sulla modalità con la quale è necessario azionare automatismi e leve e valvole di impianti dove occorre operare con una certa responsabilità.